Benvenuti in questo video dedicato ad un allenamento per addominali e fianchi. Cominciamo sdraiate in posizione supina. Ginocchia piegate, i piedi leggermente divaricati e paralleli tra di loro e braccia lungo il corpo. Inizia a connetterti al tuo respiro, inspirando dal naso ed allungando bene la schiena in direzioni opposte, espirando dalla bocca, attivando il centro, risucchiando leggermente l'ombelico e il pavimento pelvico. Di nuovo inspira dal naso, allunga la schiena, espira attivando il centro e senti la pianta dei piedi ben aderente a terra. Intreccia le mani, posizionale dietro alla nuca, apri bene i gomiti senza inarcarti ed espirando comincia ab prep. Scivola con la cassa toracica verso il bacino ed inspirando srotolati verso terra. Risucchia l'ombelico per salire e ritorna. Espira su, inspira srotola. Espira, cassa toracica verso le creste iliache e srotola. Espira, inspira. E attenzione alle tue ginocchia affinché queste non si chiudano ad X, ma mantengano sempre la distanza uguale a quella dei piedi. Espira, inspira. Ed ora di nuovo braccia lungo il corpo. Solleva le gambe a tavolino con le punte tirate e porta un braccio oltre la testa ben teso. Mantenendo le gambe a tavolino, inizia a scambiare le braccia come un soldatino e cerca di sentire le tue spalle ben aperte. Il tuo busto è un rettangolo ben piazzato a terra, le tue gambe sono stabili con un angolo di 90 gradi dietro alle ginocchia e il ritmo del respiro segue quello del movimento. Fai 2 o 3 scambi inspirando e altri 2 o 3 espirando in maniera fluida. Fai attenzione a non perdere i piedi, non lasciare che questi cadano verso terra, ma cerca di mantenerli il più possibile all'altezza delle tue ginocchia. Inspira. Espira, ricorda di attivare sempre il centro risucchiando perineo e ombelico. Poi braccia lungo il corpo, riaccompagna i tuoi piedi a terra e divarica leggermente di più le gambe. Inspira per prepararti ed espirando premi i piedi e le braccia nel materassino salendo in shoulder bridge. Da qui inizi a sculettare letteralmente, quindi inclini il bacino da un lato, inspirando torni in centro ed espirando dall'altro lato. Immagina che questo movimento abbia origine sia dalle ossa del bacino che dal tuo punto vita, come se il tuo bacino fosse un catino pieno di acqua e tu volessi far scivolare l'acqua da un lato all'altro del tuo corpo facendola cadere a terra. Espira twist, inspira centro ed ora aumenta la velocità di questo movimento se ti senti sicura. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Srotola poi la schiena una volta tornata in centro. Distendi i piedi a terra, le gambe a terra con i piedi a martello, braccio oltre la testa. Ed espirando partono le braccia e sali poi in roll up quando le braccia si allineano alle spalle. Ti raddrizzi con la schiena e pieghi le tue ginocchia, unendo le ginocchia e i talloni tra di loro. Braccia parallele al pavimento, inclinati indietro. La schiena è ben dritta, fai le punte ai piedi, mantieni le braccia in una diagonale alta. Espirando stacca le gambe ed inspirando tocca delicatamente con le punte dei piedi il materassino. Ogni volta che espiri, risucchi il centro e stacchi i piedi mantenendo l'angolo delle ginocchia sempre com'è, non devi modificarlo. Questo ti consentirà di lavorare dal centro anziché di lavorare dalle ginocchia. Quindi migliorerai la flessibilità delle tue anche. Espirando stacchi, inspirando scendi sfiorando il materassino, espira stacca. Inspira, scendi. Se senti difficoltà puoi anche farlo con le mani appoggiate a terra.
Rilassa il busto sulle tue cosce. Srotola nuovamente la schiena ben dritta. Senti il peso sugli ischi e afferra i tuoi gomiti creando un rettangolo con le tue braccia. Non tenerle mai troppo alte, ma sempre leggermente più basse delle spalle e inclinati nuovamente indietro. Punti ai piedi, ginocchia ai piedi uniti, stacca le gambe a tavolino ed esegui un twist dal punto vita con il tuo busto. Ogni volta che espiri fai twist, ogni volta che inspiri torni in centro. Espiri twist. Inspiri centro. Qui è un esercizio di grande controllo, quindi puoi anche farlo con i piedi appoggiati a terra se non riesci a mantenerli a tavolino. Per avere più controllo dei tuoi piedi, immagina che questi siano appoggiati a un comodino basso, un mobiletto della televisione. Espira twist, inspira centro. E poi riappoggia i piedi a terra, schiena dritta, distendi le gambe a terra con i piedi a martello. Ed espirando scendi in un roll down, srotola vertebra dopo vertebra la tua schiena, inspira allungandoti a terra ed espirando risali in roll up, allungati verso i piedi inspirando, espira risucchia il centro, srotola vertebra dopo vertebra la tua schiena, inspira prendo bene le spalle, espira giù bene le scapole. E allungati avanti, ricordati che ogni singolo movimento deve partire dal centro del tuo corpo, mai dalle estremità, quindi mai dalle braccia, dal collo o dai piedi. Questo ti consentirà di mantenere le spalle ben aperte, di non darti troppi slanci a partire dal collo, evitando quindi anche numerosi mal di cervicale. Piedi forti a martello ti aiutano a mantenere il movimento fluido e stabile. Ed ora allungati per qualche istante afferrando i piedi o le gambe, se non arrivi alle dita dei piedi. Vieni in cima al tuo materassino, stacca i piedi da terra, afferra le caviglie ed inspirando dondola, espirando risali appoggiandoti all'osso sacro. Inspira rolling like a ball, espira su. Inspira dondola senza appoggiare la testa, espira equilibrio sull'osso sacro. In, out. In, out. Ricordati anche qui di non slanciarti dalla testa, ma di arrotondare bene il bacino, come se ti sfilassero il materassino da sotto il sedere e questo ti facesse scivolare indietro. Ora, se te la senti, prova a distendere le gambe senza perdere il controllo degli addominali. Stacca le mani e scendi con i piedi uniti verso terra, inspirando risali, espirando le gambe si abbassano, inspirando sali in questa variante dei teaser, espira piedi uniti tra di loro, inspira stacca e poi rilassati qualche istante a terra, abbraccia le ginocchia, le braccia poi si aprono all'altezza delle spalle. Le gambe scendono in twist da un lato, lo sguardo in direzione opposta. Le spalle sono ben aderenti a terra. Respira in questo stretch. Non perdere mai la connessione con il tuo centro e col ritmo del respiro. E fai cambio. Porta il respiro in questo allungamento, nel punto in cui senti che l'allungamento sta lavorando. Ritorna e vai a prepararti per side bend. Posizioni una mano un po' più lontana rispetto alle spalle, braccio ben teso, la gamba che sta sopra la incroci davanti con le caviglie incollate, le anche sono ben aperte, spingiti su in un side bend. Ed ora, mantenendo questa posizione, il braccio libero sta verso il soffitto e scendi col bacino verso terra per poi risalire. Questo esercizio è piuttosto tosto, quindi se senti molta difficoltà puoi farlo appoggiata sull'avambraccio anziché col braccio teso e puoi tenere la gamba che sta sotto appoggiata a terra col ginocchio piegato eventualmente. Espira, inspira, immagina di andare a toccare il soffitto col bacino.
E poi, prima di passare dall'altro lato, piega la gamba che sta sotto, gamba sopra tesa col piede a martello, fai mezzo sow, ruotando col braccio opposto verso l'esterno del piede. E espirando, twist e molleggia avanti tre volte verso l'esterno del piede, inspira, apri le braccia in centro, attiva il centro e sguardo verso la mano dietro di te, inspira, espira, attiva il centro, sguardo dietro di te, inspira, espira, molleggia, molleggia, molleggia e su, e molleggia, molleggia, molleggia e su. Rilassa la posizione e preparati per side bend dall'altro lato, quindi spalle basse, mano ben aperta, spingi coi piedi con le mani e sollevati, braccio verso il soffitto e comincia a salire e scendere col bacino senza mai appoggiarti del tutto, altrimenti non si torna più su, ragazzi, è dura. Espira, scendi, inspira, sale, espira, inspira, espira e spingi su, lontano, forte la mano, forte i piedi, espira, siediti a terra, una gamba tesa, l'altra piegata all'interno della coscia e mezzo sow, molleggiando tre volte, poi apri bene le braccia all'altezza delle spalle, espira, espanditi in centro e twist, molleggia e poi espanditi in centro, molleggia, espanditi, espira, inspira. Anche quando fai questo esercizio cerca di non fare ma di lasciare il respiro fluido. E voilà! Super tosto, abbiamo terminato. Incrociamo le gambe, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo il nostro corpo. E inspirando solleviamo le braccia, espirando le abbassiamo. Inspirando le solleviamo, espirando le abbassiamo. E un'ultima volta. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille! Fammi sapere com'è andata commentando qua sotto. E se vuoi trovi altri video anche qui. Ciao!